Gentili amici telespettatori, follower, buon pomeriggio. Siete collegati con lo stadio Attilio Coniglio in Saline Ioniche, in provincia di Reggio Calabria. È Domenico Salvatore che vi parla e vi saluta e vi augura buon ascolto e buona visione. Vi riferisce sulla partita Saline Ioniche Calcio, calcistica Spinella, valevole per il campionato di terza categoria. Le formazioni che sono in campo agli ordini del signor Giovanni Peluso della sezione di Tauria Nova. Saline Ioniche Calcio, Ritorto, Surace, Zavettieri, Verduci, Tripodi, Foti, Francesco, Villaccio, Verduci, Postorino, Metastofele e Stillittano. Calcistica Spinella, Catanzaro, Romeo, Labate, Pitasi, Cento, Morabito, Foti Secondo, Crea, Serrano, Foti Primo e Merri Lacen. I padroni di casa con una casacca blu, pantaloncini gialli, calzettoni blu. Alla destra dei nostri teleschermi gli sportivi di Melito avranno sicuramente riconosciuto alcuni elementi che hanno giocato nelle formazioni meritesi, come Ritorto, Verduci, tutto è quasi pronto, l'arbitro ha già controllato l'efficienza delle reti in attesa dello schieramento locale, tanto l'arbitro ha convocato i giocatori e li ha disposti per un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime. Vigili del fuoco, cosa, minuto di raccoglimento che verrà osservato in tutta Italia. Le squadre si dispongono sul terreno di gioco. Saline alla destra, le nostre Saline Ioniche Calcio alla destra dei nostri teleschermi. Calcio d'inizio a favore della formazione ospite. Alla battuta Serrano. Pronti, via. Prima palla che viene manovrata dalla formazione ospite. La difesa muove di qualche passo, lancio in avanti di sinistro, un colpo di testa da parte della difesa. Questi Foti con questo lancio in avanti in direzione di Stillittano, mette il pallone a terra, Stillittano si libera dalla sfera cedendola a Verduci, il lungo lancio, si lascia superare dalla sfera ma riesce a tenerla in campo, cross al centro, intervento da parte di un difensore, palla che viaggia verso il centrocampo dove è pronto Tripodi a
lanciare ancora Tripodi. Stillittano libera la difesa, ma ancora Tripodi. Stillittano, limite dell'area, va al cross Stillittano, aggancia Pitasi, cento, con l'aiuto anche di Labate, Romeo, Morabito, un po' tutti. Palla in palo laterale scagliata da Tripodi. Un minuto e 40 secondi nel corso della prima frazione di gioco a Saline, allo stadio Attilio Coniglio. È sempre 0-0 fra i locali del Saline Ioniche Calcio e gli ospiti della Calcistica Spinella di Melito Portosalvo. Il Saline non ha mai, Saline, questa nuova denominazione Saline Ioniche Calcio, non ha mai giocato in terza categoria, mentre altre squadre di Saline, appunto il Saline e l'Atletico, invece hanno militato con pieno merito nel campionato di terza categoria. La Calcistica Spinella invece ha già maturato una presenza nel campionato di terza categoria, questa è la seconda. Intervento arbitrale, c'è una spinta, ecco il motivo di questo calcio piazzato decretato dal direttore di gara, il signor Giovanni Peluso della sezione di Taurianova, a favore della formazione ospite. Sulla linea di battuta Morabito, Foti, si vanno disponendo, solito schema, grappolo di uomini in area, sta per partire il cross, spiove un pallone e allora Stellettano preferisce rifugiarsi in calcio d'angolo. No, non si tratta di primo calcio d'angolo della partita a favore della formazione ospite. Solito schema, grappolo di uomini, arrivano le catapulte, le torri, spiove un pallone ma insiste in avanti la formazione ospite. Si può proseguire, dice l'arbitro, e allora Merri Hussein, casacca fosforescente, dialogano i due Merri, Merri primo e Merri secondo, ovvero Merri Hussein e Merri Lacen. Rimessa laterale all'altezza della linea centrale del campo, quando sono passati 4 minuti e 30 secondi nel corso della prima frazione di gioco all'Attilio Coniglio, è sempre 0-0. Insiste in avanti la formazione di casa, palla che rimane lì, la controlla Merri, apertura sul settore di sinistra, dialogano sulla fascia con tutta calma, c'è un fallo di mano all'altezza della linea centrale del campo, già battuto ma da posizione errata, e quindi va ribattuta la punizione concessa dall'arbitro, il signor Giovanni Peluso di Taurianova. L'intraprendente Tripodi verso Stellettano, gioco di gambe, ritorna sui suoi passi, il cross sotto porta, sparacchia alla meno peggio, cioè in calcio d'angolo o in fallo laterale, la posizione diciamo così microfonica in parte copre quello spazio
cambio. Sono i primi minuti di studio, le squadre roteano da una parte e dall'altra alla ricerca del pertugio per fiondare a rete. Accompagna direttamente in fallo laterale un difensore esterno ospite. Conquista ancora una rimessa laterale Verducci. C'è un intervento arbitrale. Altra punizione per il Saline Calcio, chiamiamolo così, o mettiamo Ioniche per il momento perché ci viene più comodo, tanto si capisce bene che il Saline Ioniche Calcio. Semplifichiamo, sulla linea di battuta c'è Stillittano, fischio arbitrale, parte il tiro cross, palla oltre al trasversale, nulla di fatto. Comunque scrocciano gli applausi, sempre 0-0, 7 minuti e 20 secondi nel corso della prima frazione di gioco all'Attilio Coniglio di Saline Ioniche, in provincia di Reggio Calabria, siamo sulla costa ionica, e sempre risultato ad occhiali. Non ci sono state particolari emozioni, vibrazioni, sussulti e palpiti. Se si eccettua qualche punizione, qualche calcio d'angolo, ma nulla di che. Stillittano cerca di andarsene, è lui l'ultimo a toccare, dice l'arbitro. C'è un giocatore claudicante, si tratta di Merri Lacen. Si è piegato sulle gambe ma poi si è rialzato, quindi si può proseguire con questo lancio in avanti. Sono momenti di studio, come si diceva, le squadre si fronteggiano più che altro sulla tre quarti. Si sgancia dalle retrovie Zavettieri. Campo in terra battuta, dove il rimbalzo del pallone a volte è certamente irregolare. Attenzione, va al cross, un tiro cross, per un soffio non arriva la deviazione a rete. Stillittano, no, si trattava di Metastofele. Guadagna un calcio d'angolo, scrocciano gli applausi sulla tribuna centrale da parte dei distinti, dove siedono numerose personalità del mondo del calcio, dello spettacolo, della cultura e del turismo, per assistere a questo grande confronto, la prima in assoluta del nuovo campionato di terza categoria Calabria. Spiove un pallone al centro area, il colpo di testa non è preciso, sfiora solamente il montante alla sinistra del portiere, nulla di fatto, ma il Saline è andato vicinissimo alla marcatura. Tutto questo dopo 10 minuti e 25 secondi nel corso del primo tempo all'Attilio Coniglio di Saline Ioniche. Si affrontano la locale squadra e Stillittano si libera di un avversario, non di un secondo però, va a terra, si catapulta, non si è aperto l'airbag,
punizione per i locali nei pressi della mediana. Siamo a una trentina, forse 25 metri rispetto alla porta difesa da Catanzaro. Sulla linea di battuta c'è il solito Stillittano, accanto a sé il compagno di squadra Postorino, arriva anche Francesco Foti, l'arbitro va a contare i passi e ci sembra che la distanza sia ragionevole, non proprio 9-15 come prescrive il regolamento, ma una distanza. Il tiro però è tutto da dimenticare, passa ben alto, sbaglia Mire Bersaglio, il tiro scoccato da Francesco Foti. Con tutta calma Catanzaro va a sistemare il pallone sul vertice destro dell'area piccola e quindi scodella al centrocampo. Ancora Stillittano, lancio verso Metastofele, non aggancia Stillittano ma conquista una rimessa laterale all'altezza della tre quarti, si incarica Francesco Foti verso Stillittano, il suo cross, la respinta della difesa, aggancia Verducci. Palla contesa, lotta caparbiamente in mezzo a un nucleo di avversari. Pitasi, alla fine interviene l'arbitro e assegna una punizione a favore della squadra locale con il solito Foti Francesco. Commette fallo Stillittano. Punizione a favore della formazione ospite. Il lungo lancio in avanti di Crea, la comoda uscita da parte di Ritorto, vecchia conoscenza del calcio melitese e anche salinese, avendo militato nell'Atletico di Rosario Fallara. Lungo lancio in zona morta, dove non ci sono compagni ma avversari come Surace, Zavettieri, Verducci, Tripodi e Foti. Vai con Liscio, si rifugia in fallo laterale la difesa ospite. Il gioco riprenderà con una rimessa, si incarica Verducci. Al cross respinto in calcio d'angolo. I minuti 15 nel corso della prima frazione di gioco al Lattilio Coniglio di Melito Porto Salvo, di Saline Ioniche, è sempre 0-0. Solito schema, grappolo di uomini in aria. Parte un traversone, ritorna Giuseppe Bassi l'attaccante locale, spiove un pallone al centro area, palla in avanti
Franco Scoglio direbbe palla lunga e pedalare. Ovviamente lo schema tattico non è il classico 4-4-2 o 4-3-2-1, 4-3-1-2, perfino 3-5-2 o 4-5-1, ma è una specie di tiki-taka. Intervento arbitrale, non è del tutto d'accordo con l'arbitro. Ancora in avanti la formazione locale, si sgancia dalle retrovie, riceve Surace, solito tiki taka, nessun problema, palla però in calcio d'angolo e sono ormai 3 o 4 gli angoli a favore della formazione locale, che sta spingendo con tutti gli organici difensori, centrocampisti e attaccanti nel tentativo di sfondare il bunker eretto davanti a Catanzaro. Si difende bene e colpisce in contropiede la formazione ospite quando ne ha l'occasione, ma sta subendo in questo momento la pressione, il forcing. Non aggancia, può partire il contropiede ospite, il lancio di Rabate preciso, ancora Merri, finisce gamba all'aria, ne approfitta Metastofele, il suo lancio, ancora Metastofele ha la meglio però nel tegle, Merri. Il lancio di Crea, la parata aerea da parte di Ritorto, che ha già messo in movimento i propri attaccanti, palla che viaggia verso Verducci, palla persa. Il lancio di Labate non è proprio millimetrico, preciso, ma intendeva servire il compagno di squadra che era scattato sul settore di sinistra. Si trattava di Foti. Una serie di palloni a Bambera, se non a Casaccia alla Sampason. Ma questa è buona, buonissima, Foti, entra in area, viene circondato da un paio di avversari, finisce col perdere palla ma conquista una rimessa laterale all'altezza della tre quarti dopo 19 minuti e 40 secondi nel corso della prima frazione di gioco all'Attilio Coniglio, è sempre 0-0. C'è un intervento irregolare. Grossa opportunità per la squadra ospite, sulla linea di battuta c'è Crea, punizione a favore della formazione ospite, la posizione favorevole sia pure in diagonale, fitta barriera davanti a Ritorto. Grossa occasione per la formazione ospite, cross al centro, invocano la concessione del calcio di rigore, ma ovviamente non c'è, c'è una punizione a favore della formazione locale, casomai. Rimane dolorante a terra un difensore del Saline.
21 minuti nel primo tempo, sempre 0-0 all'Attilio Coniglio, non si sblocca, accorre anche il massaggiatore su invito dell'arbitro che va a sincerarsi delle condizioni del giocatore rimasto infortunato con la sua magica bomboletta spray in grado di fare miracoli, e la bottiglietta che passa di bocca in bocca. Il gioco riprenderà con un calcio piazzato a favore della formazione locale. Comunque Marco Giampaolo, allenatore del Milan, ha ribadito più volte che il calcio non sia una scienza esatta. In ogni partita va in onda una scuola di pensiero, una filosofia di vita. Il catenaccio alla Paronne Reo Rocco, la zona mista alla Gigi Radice Giovanni Trapattone, il calcio totale alla Rico Sacchi e alla Rinus Michels, se non Valerij Lobanovskij. E poi c'è un'altra filosofia, quella della palla lunga e pedalare del professore Franco Scoglio, applicata ai dilettanti, significa pallone alla San Fason, a Casaccia, a Bambara e alla Carlona, popolarmente intesi ad Muzzumo. Infine c'è il tiki taka di scuola latina. ...25 minuti nel corso del primo tempo e sempre 0-0 all'Attilio Coniglio nel campionato di terza categoria fra i locali del Saline Ioniche Calcio e gli ospiti della calcistica Spinella di Melito Portosalvo. Urlo tarzanino da parte del portiere, lascia scorrere il portiere, palla che finisce oltre la linea di fondo, quindi una volta si direbbe calcio in fondo, rimessa dal fondo campo. Non ci sono stati particolari sussulti, emozioni, brividi e suspense fino a questo momento. Ognuno si difende come può, in amore e in guerra tutte le armi sono valide. Ogni allenatore studia da apprendista stregone per vincere una partita senza agitare talismani, amuleti e pentagli vari, senza macumba e voodoo. Non può aspettare certamente la papera del portiere esente da training autogeno, il tiro della domenica, il lancio di oggi, le comiche, un autogol, il gollonzolo su mischia furibonda. Fino a questo momento però ha prevalso l'elemento agonismo. Scatta velocissimo Stillittano, cerca di far fuori un avversario che lo sgambetta e induce l'arbitro, il signor Giovanni Peluso della sezione di Tauria Nova, a decretare un calcio piazzato a favore della formazione locale. Sulla linea di battuta c'è il solito Stillittano, almeno questi sono i numeri che ci hanno dato, poi se ci sono variazioni in sottofondo, indicazione tecnico-tattica da parte di mister Domenico Diano. Grappolo di uomini in aria, parte uno spiovente, si rifugia in calcio d'angolo la difesa fosforescente, diciamo così. Si arrampica come l'uomo ragno sulla rete per recuperare il pallone e per poco non ci rimetteva qualche falangetta. Il giocatore salinese, ennesimo calcio d'angolo, solito schema, solito risultato. E
Entra in area Stellettano. Il lancio verso Turace, il tiro cross solamente sfiorato da parte degli attaccanti, i vari Villaccio, Verduzzi, Postorino, Metastofole e Stellettano. A Branca Catanzaro, di collo piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo, c'è un colpo di testa da parte di un attaccante ospite, l'ultimo a toccare però è stato il centrocampista locale, la rimessa laterale pertanto sarà appannaggio della formazione ospite, che attacca ora per linee laterali, viene trattenuto e l'arbitro è lì a due passi, non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato a favore della formazione ospite. Quando siamo giunti al 26esimo e 50 secondi nel corso della prima frazione di gioco, all'Attilio Coniglio è sempre 0-0. Siamo nel campionato di terza categoria Calabria, questa è la prima giornata del girone di andata e questo è lo stadio Attilio Coniglio, presidente scomparso del Saline Calcio appunto. Parte il tiro cross, attenzione, bravo, prende l'ascensore delle Torri Petronas l'uomo ragno locale, si arrampica, abbranca e respinge oltre la linea centrale del campo. Cerca Stellettano di andarsene, finta e doppia finta. Questi è Foti Francesco verso Surace, un bel tiro centrale, Caramella alla menta, non ci sono problemi per Catanzaro, a Branca muove di qualche passo e quindi di collo piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo, aggancia Surace, appoggia a Verducci, muove di qualche passo, cerca il dialogo sul settore di destra, c'è uno strano cross, attenzione, indecisione, tiro rete, fanno capannello i compagni intorno all'autore del gol che ha sbloccato il risultato. Si tratta del laterale a sostegno, se i numeri sono giusti, Verducci primo, ha approfittato di un errore della difesa, si è incuneato abilmente, è sgusciato come un'anguilla delle valli di Comacchio e sull'uscita del portiere lo ha infilato come un tordo allo spiedo. Nulla da fare per il bravo Catanzaro, risultato sbloccato dopo 28 minuti per merito di Verducci primo. Quindi il risultato è cambiato all'Attilio Coniglio di Saline Ioniche in provincia di Reggio Calabria sulla costa ionica Regina, nel campionato di terza categoria Calabria. Vedremo ora quale sarà la risposta della formazione ospite. Intanto l'autore del gol porta a spasso il pallone, lo perde, c'è una trattenuta, allontana il pallone e viene redarguito dal direttore di gara, che però non estrae alcun cartellino. D'altra parte la partita è assolutamente regolare, normale, c'è il bon ton, c'è il fair play, c'è il galateo, c'è la cavalleria, c'è il rapporto di buon vicinato, tutto liscio come l'olio, si può proseguire. Mezz'ora del primo tempo, attacca ora la formazione ospite, c'è stato un tiro dalla lunga distanza, palla che arriva in aria, attenzione,
però è in netta posizione di offside e l'arbitro è lì a due passi e non ha difficoltà alcuna a decretare questa punizione a favore della formazione locale, che al 28esimo è riuscita a sbloccare il risultato per merito di Verducci, che ci ha creduto su quella palla che sembrava apparentemente inoffensiva e innocua, è sgusciato come una sogliola ed è spuntato come un fantasma proprio davanti al portiere, che nulla ha potuto. Quindi siamo sull'1-0 a favore della formazione locale, del Saline per intenderci. Casacca blu, pantaloncini gialli alla destra dei nostri teleschermi. Altro buco, se ne va Postorino, c'è una grande parata da parte del portiere che impedisce di fatto alla formazione locale di mettere il risultato in freezer. L'1-0 certamente non è sufficiente per gridare vittoria, né tantomeno i giocatori di casa fanno questo. Comunque ora giocano con più ordine, sono più determinati, più decisi, e rinfrancati anche dal gol che ha sbloccato il risultato. Scaraventa in fallo laterale Foti Francesco, preoccupato dell'arrivo di Serrano, Crea e Foti. Gli ospiti comunque si sono resi pericolosi in un paio di circostanze, ma non più di tanto. Ora però c'è un pressing da parte della formazione ospite, spreca tutto mandando il pallone in fallo laterale. 33 minuti nel primo tempo all'Attilio Coniglio di Saline Ioniche. Locale in vantaggio per merito di Verducci, che al 28esimo è sbucato come uno spauracchio davanti a Catanzaro e lo ha infilato sull'uscita dell'uomo ragno. Subito, bravo, vai Nuzio, scendi tu. Buona. Non riesce ad agganciare Tripodi. Eccola. Si aiuta come può, cioè con un braccio, proprio sotto gli occhi dell'arbitro Surace. L'abate ha di fronte a sé l'autore del gol, Verducci, invita i suoi all'assalto, viene servito Merri Hussein, tentativo di autorrete vanificato dalla comoda uscita. Del Tarzan locale che sulle liane vola meglio di Johnny Weissmuller. Muove di qualche passo l'uomo ragno locale, quindi di collo piede spedisce il pallone oltre la linea centrale del campo in direzione di Strillittano. Non riesce ad agganciare Metastofele, palla in fallo laterale, si incarica Foti. Non riesce a superare il difensore ospite che gli si era fatto incontro. Rimessa laterale, ma effettuata in maniera irregolare. E sarà quindi la formazione locale, che comunque il suo gollonzolo lo ha realizzato, un gollastro che vale oro colato. Paolo,
segnato al 28esimo del primo tempo. Formazione locale ancora in avanti alla ricerca del gol del KO. Insegue e raggiunge il pallone, però l'arbitro ha già fischiato, quindi nulla di fatto. I minuti scorrono, siamo al 36esimo, attenzione, c'è un cross respinto dalla difesa, ma insiste ancora in avanti la formazione ospite. C'è un tiro cross, bravo, ha tirato l'attaccante addosso al portiere, ma sarebbe stato del tutto vano perché l'arbitro ha già fischiato una posizione irregolare di un attaccante ospite. L'unico gol è stato messo a segno da Verducci e decide il match, prezioso come il diamante rosa Principe Diamond donato dal magnate Renato Angiolillo alla moglie Maria Gerani, è battuto all'asta londinese dei Christie's o Christie's per la modica cifra di 40 milioni di dollari. Intanto c'è un fallo commesso sulla tre quarti ai danni di Metastofele e l'arbitro è lì a due passi e non ha difficoltà alcuna a decretare un calcio piazzato a favore della formazione locale. Sulla linea di battuta con il numero 6 c'è Foti Francesco, autore di una bella prestazione fino a questo momento, soprattutto nella zona nevralgica del campo dove c'è da ragionare e da preparare le geometrie. Rimessa laterale è sempre a favore della formazione locale. Si libera di un avversario ma non del secondo che lo stende e induce l'arbitro a decretare un calcio piazzato fuori dalla formazione locale. Ci avviamo verso la conclusione dei primi 45 minuti di gioco, siamo al 39esimo, sempre 1-0 a favore del Saline. Si sgancia dalle retrovie, palla al piede, poi va in tackle scivolato ma in maniera irregolare a parere dell'arbitro, il direttore di gara, signor Giovanni Peluso di Taurianova. Quindi 39esimo, sempre 1-0, l'unico gol è stato segnato da Verducci al 28esimo. 21 giocatori nella metà campo del Saline, spiove un pallone, serpentina tutto regolare per l'arbitro, poi però si accascia solo un giocatore fosforescente, si tratta dell'Abate e l'arbitro convoca il massaggiatore che arriva con la sua magica bomboletta spray e la bottiglietta che passerà di bocca in bocca. 40esimo del primo tempo, sempre 1-0, un giocatore ospite a terra, si tratta di l'Abate. Ne approfittano i giocatori per rifocillarsi e rinvigorirsi. La temperatura è superiore ai 25 gradi, nonostante il profondo autunno. L'arbitro deve uscire! Il gioco è fermo, esce il massaggiatore, si smarca e riceve palla Foti verso Stillittano, il suo cross al centro aria, preoccupato dell'arrivo di Metastofele, Pitasi scodella
in calcio d'angolo, ennesimo corner a favore della formazione locale. Arrivano le catapulte, le torri, gli arieti. Grappolo di uomini in aria, parte il cross, respinge la difesa, un bel tiro di collo piede applaudito da parte dell'ottimo Francesco Foti, uno dei migliori fino a questo momento, che ha scaravantato un missile terra-aria che ha incocciato la gamba di un avversario e è finita in calcio d'angolo. Sarà il sesto settimo della serie. Spiove al centro aria, entrano in due, nessuno riesce a deviare, la difesa cerca di impostare, ma è l'abate che di collo piede cerca di mettere in movimento Foti secondo. La linea laterale destra del campo arriva Tripodi, ma è Francesco Foti, signore padrone del centrocampo, protagonista assoluto dell'incontro fino a questo momento, un giovane davvero interessante da segnalare alle squadre di categoria superiore. Giriamo, gira Peppe! Preoccupato dell'arrivo di Postorino, Vitasi si è rifugiato in fallo laterale, sono spariti i palloni. Allora l'arbitro reclama l'arrivo dei palloni, finalmente ne arriva uno, si può riprendere. Ho subito fallo, dice l'attaccante del Saline. Non è dello stesso parere l'arbitro, che rimane imperterrito sulle sue decisioni, è imperturbabile. Si smarca ma non riceve Metastofele, carica ancora due Metastofele, ma ha già liberato la difesa. Recupera il centrocampo locale, manovra Verducci verso Metastofele, lancio verso Stillettano, cross al centro e la palla finisce in calcio d'angolo. Un leitmotiv di questa partita, la solita solfa, fa quel che può la formazione ospite, si è resa comunque pericolosa in alcune circostanze. Risultato comunque aperto, partita apertissima, 1-0 non pregiudica niente. Brivido lungo la schiena, una scarica di adrenalina che si impenna come il Machu Picchu. Ormai siamo in conclusione dei primi 45. 45-20, calcio d'angolo a favore della formazione locale, potrebbe essere l'ultima occasione se accelera, perché altrimenti l'arbitro potrebbe decretare la fine del primo tempo. Siamo già al 46esimo. Spiove un cross, tentativo di autorrete. E proprio in questo momento l'arbitro, come si diceva, decreta la fine delle ostilità.
scocciano gli applausi sulla tribuna come alla Scala di Milano quando va in onda il Rigoletto, Madame Bovary. Bravo Nunzio! Termina qui il primo tempo, vi ricordiamo il risultato, 1-0 a favore dei locali, gol di Verduzzi al 28esimo, ha diretto Giovanni Peluso di Taurianova. Vi ringraziamo per la cortese attenzione, la linea può tornare allo studio centrale, cioè al regista Bruno Taverna, a risentirci fra un quarto d'ora circa per la telecronaca del secondo tempo.